della Presidenza del Senato alla trasmissione audiovisiva anche mediante il canale satellitare del Senato e la Web TV, ed è altresì pervenuto il consenso di ciascuno degli auditi alla pubblicità del proprio intervento. Abbiamo 5 audizioni da svolgere, pregherei tutti gli auditi di tenersi nei 7 minuti in modo da far sì che i tempi di audizione siano compatibili con il nostro calendario di lavori generale di oggi. Ringrazio tutti gli ospiti. Svolgiamo audizioni sul disegno di legge numero 2185, modifica della disciplina della Corte dei Conti. Do la parola per primo, è collegato? Sì. Al consigliere Luigi Caso, presidente dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti. Prego, dottor Caso. Grazie, volevo ringraziare a nome dell'Associazione dei Magistrati della Corte dei Conti, che rappresenta la quasi totalità degli oltre 500 magistrati contabili, il presidente, i componenti della commissione, il relatore, per questa occasione che ci viene fornita per poter dare le nostre opinioni sul disegno di legge in oggetto. La Corte dei Conti, i magistrati della Corte dei Conti guardano con una certa preoccupazione a questo disegno di legge. Dei 4 articoli che lo compongono, io vorrei iniziare dall'ultimo, che è quello che desta, a nostro avviso, maggiori perplessità. Voi sapete bene che quando il Costituente ha voluto fondare tutta la disciplina delle magistrature sui concetti di autonomia e indipendenza, ha visto nel CSM, che è l'organo del governo che funge da modello per gli altri organi, il baluardo di questi due principi. Ora, fra i tanti norme che disciplina il CSM, io voglio fermarmi su due principi. Il CSM, essendo organo del governo, ha una composizione quasi in via maggioritaria, quindi quasi totalitaria, fatta da magistrati, cui però si uniscono correttamente, per evitare che divenga un organo autoreferenziale, altri cittadini eletti al Parlamento. Il 104 disciplina questa composizione in maniera da dare 2/3 dei membri togati e 1/3 dei membri laici, sono 16 membri togati e 8 membri laici, e prevede espressamente la Costituzione la non immediata rieleggibilità dei componenti. Questo tipo di impostazione è seguita anche dagli altri organi del governo, Consiglio di Stato, 10 magistrati, 4 laici e divieto di rieleggibilità, idem il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Così era anche per la Corte dei Conti fino al 2009, e anzi era ancora più severa la nostra normativa, perché nel nostro caso una legge del 2006 impediva la rieleggibilità per 2 mandati, quindi non 4 anni, ma 8 anni di divieto di rieleggibilità. E i colleghi della Corte dei Conti non hanno mai visto questa norma come una norma punitiva, perché abbiamo sempre ritenuto che fosse necessario ancora di più garantire che la nostra autonomia e indipendenza e darci una maggiore limitazione al punto tale che questi fossero dei servizi resi per la collettività, quindi muni della pubblica, e non dei mestieri. Quindi consentite a chi faceva questo lavoro di andare nel Consiglio di Presidenza per un tempo determinato, in modo tale che non si creassero situazioni di consolidare di posizioni di potere. Lo dico, voi lo sapete meglio di me, la Corte dei Conti, a differenza delle altre magistrature, non incrocia nel suo lavoro il potere esecutivo in maniera occasionale, ma in maniera fisiologica, perché noi controlliamo tutti gli atti di tutte le pubbliche amministrazioni, e in alcuni casi, in verità abbastanza rari, chiamiamo anche a giudizio gli amministratori che possono aver portato un danno alle casse dello Stato. Dunque, proprio per questa vicinanza con l'esecutivo, riteniamo giusto una maggiore severità nei nostri confronti. Questo non è più vero dal 2009, perché la legge 15 del 2009 ha cambiato la composizione della Corte dei Conti, prevedendo 4 membri togati e 4 membri laici, mantenendo invece il divieto addirittura duplice della rieleggibilità, quindi per 2 mandati. Dico questo perché la Corte avrebbe da tempo chiede con forza un riequilibrio di questa normativa, e far sì che tutte le norme che riguardano gli organi di governo vengano riequilibrate, e evitare questo diverso trattamento della Corte dei Conti, che ha un mix fra togati e laici,
assolutamente non conforme né al modello costituzionale del CSM né a quello degli altri organi del governo. Il disegno di legge oggetto, invece di andare in questa direzione, va in direzione opposta, innanzitutto perché prevede all'articolo 4,2 che la rieleggibilità è consentita e facoltativa e solamente per i rappresentanti del Parlamento. Voglio essere chiaro, certo questo è un ulteriore vulnus all'autonomia e indipendenza dell'organo, perché appunto, come dicevo prima, il principio di alternanza è un principio ormai entrato in ordinamento in tutte le posizioni di potere, proprio per evitare possibili anche tentazioni di un uso privato di certe posizioni. Chiaramente questo lo dico sulla carta, teoricamente senza alcun riferimento a tutti coloro che negli anni hanno svolto queste funzioni. Anche l'ANAC da tempo dice che l'alternanza, la rotazione di incarichi è principio di lotta alla corruzione. Ma voglio essere chiaro, anche se questa possibilità di rielezione fosse allargata anche ai togati, la successione sarebbe comunque contraria, perché riteniamo necessario che questi incarichi abbiano tempi determinati, sempre perché siano in questo modo dei munus publici e non dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, come se fosse un mestiere, a tutela ovviamente non della magistratura, ma dei cittadini che in questa magistratura devono potersi sentire rappresentati e difesi. Ancora più preoccupante è il primo comma dell'articolo 4. Allora, il potere regolamentare che la Corte dei Conti ha fin dall'età pre-repubblicana è stato svolto per lungo tempo dalle sezioni unite. Sezioni unite che non sono solo un organo elettivo, è un organo a cui si accede per concorsi interni, quindi per anzianità e merito. Ora, dagli ultimi anni, dalla legge 20 in poi, il potere regolamentare è stato ancor più interventato. Ma talvolta si è dato alla Corte in senso lato, quindi si è sempre inteso le sezioni unite, qualche volta, faccio riferimento alla legge 286-99, al Consiglio di Presidenza. Ora, voi sapete bene che il potere regolamentare in una magistratura non ha solamente una funzione legata a quelli che sono i veri aspetti burocratici, perché implementare l'organo di una sezione o magari al contrario depauperarlo ha effetti concreti anche sull'attività giurisdizionale. Proprio per questo le sezioni riunite e il Consiglio di Presidenza da tempo, fin dal novembre 2010, con una delibera interna, avevano trovato un modo di contemperare le loro rispettive funzioni in modo tale che questi regolamenti venissero approvati nelle sezioni riunite ed adottati dal Consiglio di Presidenza. L'articolo 4,1 del disegno di legge che stiamo esaminando, invece, lo attribuisce in via esclusiva al Consiglio di Presidenza. E dunque questo potere di organizzazione interna, che ha effetti enormi anche sul funzionamento delle funzioni istituzionali, viene del tutto tolto all'unico organo tecnico dei due, cioè le sezioni unite, per darlo a un organo elettivo. E anche qui il problema non è di composizione laici, togati, lo dico anche per i togati, può per avventura, essendo un organo elettivo, essere composto da colleghi che svolgono un'unica funzione. Sapete bene che la Corte dei Conti ha funzioni di inquirenti, giudicanti e di controllo. E quindi potrebbero non essere tutti quanti versati nella specifica materia di cui bisogna regolamentare, mentre le sezioni unite danno un apporto tecnico e quindi riteniamo inopportuno modificarlo. Ma c'è di più. Le norme che oggi parlano dei regolamenti di organizzazione indicano con precisione l'oggetto. La legge 20 parla di organizzazione, funzionamento e struttura dei bilanci e gestione delle spese. La legge 286-99 parla di numero, composizione e sede degli organi. L'articolo 4,1 fa un riferimento genericissimo e parla anche delle funzioni istituzionali, cioè l'articolo 100 e 103. Per intenderci, questa norma sembrerebbe consentire al Consiglio di Presidenza, che torna a dire è un organo elettivo, non un organo tecnico magistratuale, di poter per avventura emanare quella che è la cosiddetta programmazione del controllo, cioè l'elenco dei controlli che la Corte dei Conti farà nel corso dell'anno, o addirittura emanare gli atti di indirizzo che il Procuratore Generale della Corte dei Conti rivolge a tutte le procure regionali. Detta così, il riferimento alle funzioni istituzionali, che sono funzioni non da organizzatorie, non funzioni burocratiche, ma sono funzioni magistratuali,
sembrerebbe assolutamente fuori luogo attribuire al Consiglio di Presidenza. Quindi, conclusivamente, su questi primi due commi dell'articolo 4, la preghiera, l'accorato appello che l'associazione rivolge a questa commissione è quello di mettersi in mano all'ordinamento del Consiglio di Presidenza, ma per riequilibrarlo e adeguarlo in toto a quello che sono i consigli di presidenza delle altre magistrature, tornando in qualche modo sui passi del legislatore che nel 2009 volle così squilibrare. Sugli altri due commi, mi limito a dire il 3 e il 4, che apprezziamo l'articolo 4,4, che risponde a un preciso invito dell'INTOSAI, che è l'ufficio delle Nazioni Unite che raggruppa tutte le magistrature di controllo, che da tempo chiede che anche la Corte dei Conti abbia una provvigione economica che non passi dal governo, quindi dal MEF, ma direttamente dal Parlamento. Sul quantum dei due commi, per un motivo anche di bon ton, io mi rimetto a questa commissione, eventualmente poi agli organi tecnici, la Ragioneria o l'Ufficio Bilancio. Venendo agli articoli 1, 2 e 3, in via generale posso dire che l'associazione ha rilevato due criticità. Sono norme che incidono su alcune competenze già esistenti, modificando in minima parte il tessuto già esistente senza coordinarsi con questo. Dottor Caso, la pregherei di arrivare alla conclusione, grazie. Tutte e tre le norme esistono già, sia il preventivo, sia il controllo concomitante, sia il controllo la panelistica. Vi sono però delle evidenti discrasie. Faccio un esempio velocissimo. Il decreto legge 77 sul PNRR esclude il parere concomitante, il controllo concomitante, ma lo dà controllo di gestione. Oppure i controlli preventivi, sempre 77 sulla governance PNRR, sono in alcuni casi esclusi. Vediamo un poco coordinamento. Ma quello che a noi più ci preoccupa è lo scivolamento della Corte dei Conti da una funzione di magistratura terza indipendente a una funzione di governo di tipo amministrativo. Quando si parla di pareri su specifiche fattispecie, si devolve alla magistratura un compito che è politico, non è magistratuale, perché significa che noi dovremmo andare a giudicare singoli atti dando un parere preventivo, prendendo decisioni che non competono a noi, non avendo noi neanche legislazione democratica. Idem, e chiudo, per quello che riguarda il concomitante, il commissario ad acta di cui si parla all'articolo 3 è un organo esecutivo che va bene quando c'è un'ottemperanza di un giudicato, cioè atti specifici da compiere, ma un commissario ad acta che deve velocizzare opere, deve prendere scelte di tipo gestionale, deve rispondere a un soggetto politico, a un sindaco, a un presidente di regione, di provincia. Non può rispondere a un magistrato che non ha compiti gestionali Grazie, perché dottor non Caso. Grazie, ha. Grazie. chiarissimo il suo ragionamento. Professor Mario Bertolissi, ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Padova, anche per lei preghiera di stare nei 7 minuti, molte grazie. Buonasera, grazie per l'invito e sarò rispettoso del termine. Può stare, se le chiedo questa cortesia, un po' più vicino al microfono perché non sentiamo benissimo. Adesso sente Meglio, perfettamente. grazie. Grazie. Allora, io mi soffermo un istante, in ragione della brevità del tempo, anche del fatto che chi mi ascolta comprende senz'altro con immediatezza il senso del mio intervento, sui primi due articoli. Lo faccio, tra l'altro, tenendo conto della ragione giustificativa di questo intervento, che mi pare essere quella di velocizzare l'attività della pubblica amministrazione. E attraverso la creazione, diciamo così, di passaggi che dovrebbero tranquillizzare chi è chiamato dal sistema a mettere la firma sugli atti, per andare al dunque. Quindi io mi faccio in fondo questa domanda: firmo o non firmo quando mi trovo di fronte eventualmente alla applicazione delle disposizioni di cui ci stiamo occupando? Ora, io sono sincero se dico che ho qualche perplessità per questa ragione, perché rimane immutata, come è da tempo immemorabile, la struttura della responsabilità erariale. E rimangono anche immutate le tecniche di accertamento della responsabilità erariale. Grazie.
Il giudizio è un giudizio che si svolge tendenzialmente a priori, che coinvolge quello che si dice così con un linguaggio retro, il rispetto dei doveri d'ufficio, il raggiungimento dei risultati è una variabile di carattere indipendente e poi aggiungo anche, sempre dal punto di vista chi mette la firma sugli atti, liquida le spese e via discorrendo, ecco che esperienza alla mano e non libri alla mano, il termine di prescrizione, 5 anni dal compimento del fatto, è solo sulla carta, certo, perché in realtà, secondo l'esperienza e quando ci si trova di fronte alle singole iniziative di imputazione, il termine è un termine che tende a dilatarsi fino a raggiungere addirittura i decenni. E quindi questa è una preoccupazione non di poco conto, perché uno fa questa riflessione. Devo stare attento perché altrimenti mi rovino la vecchiaia. Vogliamo dirlo così, diciamolo così con parole molto semplici, ecco, che così ci capiamo. Ora, ha fatto un cenno anche il dottor Caso a questa questione. La Corte ha una serie di funzioni ed è vero che da tempo tende a diventare regressiva in qualche misura o venire condizionata da attività di altro genere, l'attività di carattere giurisdizionale. Ora, per quello che io ho non solo studiato ma visto poi in concreto, in realtà, anche se sulla carta dovrebbe esserci una sorta di scorrimento tra questa specie di attività, ad esempio quella di carattere consultivo, quella di carattere giurisdizionale, nei fatti non avviene così. E d'altra parte, se qualcuno guarda ovviamente le disposizioni regolatrici, ma poi a come la Corte si comporta quando viene chiesto dei pareri, 2/3 dell'atto è destinato a chiarire se, a verificare se esistono i presupposti di carattere soggettivo, è un soggetto abilitato a chiedere il parere, o di carattere oggettivo, se effettivamente la richiesta non in qualche modo coinvolga il caso concreto. Per cui che cosa poi accade, sempre appunto in concreto, e di questa singolarità, chiamiamola benevolmente in questo modo, dà atto l'inciso finale, l'ultimo periodo, dell'articolo 1, laddove dice: è esclusa in ogni caso la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi. Il che significa che allora fino adesso, o comunque potrebbe anche non essere, che una volta che sia stato chiesto il parere venga reso, poi in realtà l'operatore, il pubblico dipendente o l'amministratore si è messo al riparo da azioni di responsabilità. No, non è messo al riparo. Devo dire che personalmente non sono mai riuscito a capire come si possa integrare l'elemento di carattere psicologico della colpa, ma vedete che qui, ecco, dopo aver in realtà fatto riferimento alla gravità della colpa, notate bene che qui ci potrebbero anche essere problemi di carattere costituzionale, perché si finisce per, se così fosse, neutralizzare l'attività di accertamento in sede giurisdizionale della responsabilità sulla base di un'attività diversa che è di carattere che è di controllo. Ammettiamo che queste siano delle finezze o dei bidattinismi, però quello che mi permetto di segnalare alla Commissione è l'uso dell'avverbo pienamente. Voi capite bene che la pratica, l'abitudine di cacciare dentro i disposti legislativi degli avverbi di questo genere ha incorporato in sé delle potenzialità destabilizzanti assolute, perché cosa voglia dire pienamente? Solo Dio lo sa o lo saprà. E quindi in realtà questa è una mina che fa saltare completamente l'impianto dell'articolo 1. Ma ho detto un istante fa circa la questione relativa all'attività consultiva e all'attività di carattere giurisdizionale. 2 parole sul controllo. Il controllo è un controllo fatto sulle carte. È un controllo che non, per usare sempre un'espressione che anche la Corte dei Conti, non impinge del merito. Invece il controllo dovrebbe riguardare il merito, la sostanza delle azioni e i risultati che si raggiungono. Questa è una tragedia che
si consuma quotidianamente, per cui alla fine, nel migliore delle ipotesi, l'operazione è perfettamente riuscita e il paziente è morto. Io adesso faccio un piccolo esempio e chiudo il mio intervento. Giudizio di conto. È il conto che rendeva il Gastaldo al principe di Piemonte, perché la struttura della resa del conto rimane quella per secoli, sempre la stessa. Voi capite bene che è fuori da ogni grazia di Dio un istituto di questo genere congegnato come è congegnato. Ma nel giudizio che si rende davanti alla Corte dei Conti ci si può trovare di fronte a questa situazione, a un servizio che è stato reso in modo assolutamente mirabile per espresso riconoscimento della Corte medesima. C'è il problema della compensazione. Gli organi di controllo dicono che si può utilizzare l'istituto della compensazione civilistica, invece in sede giurisdizionale la Corte dice non si può. A questo punto che cosa si fa? Ecco, giro la domanda, che è retorica, per dire che c'è questo insanabile contrasto che invece di agevolare blocca. Ma poi c'è soprattutto l'altro riscontro che ho detto un istante fa, e cioè che riguarda il fatto assoggettato a giudizio. Che cosa si vuole sapere? L'unica cosa che si vuole conoscere è se le carte sono ineccepibili. Non importa assolutamente niente quello che è stato fatto. E guardate che non può essere pronunciato il discarico se le carte non sono a posto. Se le cose vanno bene, detto espressamente dal Presidente, in questa sede non importa nulla. Sono transitato da una parte all'altra, ma per dare l'idea che la mentalità, la struttura, l'articolazione di questo genere di attività e di giudizi si scontrano continuamente con queste difficoltà, che non possono essere sbloccate, semmai ci sarà un ulteriore momento di complicazione, ancorché le ragioni che stanno alla base di questa proposta siano commendevoli, dicevo, si scontrano purtroppo con la storia più che di un istituto, di istituti che vengono quotidianamente applicati e che non servono allo scopo, perché non si occupano del buon governo e della buona amministrazione, ma di regolarità formali e procedurali. E io con questo, quindi, non è funzionale all'attuazione del piano di rinascita e resilienza. Grazie al professor Bertolissi, e la parola adesso al professor Massimo Luciani, ordinario di diritto costituzionale alla Sapienza Università di Roma. Lieto di riaverla al nostro ospite, prego. Grazie Presidente, grazie per questo nuovo invito e avvio un cronometro per essere nei tempi. E se ben interpreto, questa iniziativa intende rendere più efficiente l'apporto della Corte dei Conti e la garanzia della legalità dell'azione amministrativa, e ha un obiettivo di lungo periodo, e cioè il contrasto alla cosiddetta paura della firma, e un obiettivo di medio periodo, e cioè l'efficienza della ripresa economica dopo la fase, speriamo, più acuta della pandemia da Covid-19. Ora, questi due obiettivi sono entrambi molto condivisibili, ma occorre verificare se siano perseguiti con soluzioni giuridicamente convincenti. Articolo 1. L'articolo 1, lo conoscete bene, non devo sintetizzarlo, e ricordo soltanto che ai pareri resi dalle sezioni riunite e dalle sezioni regionali è dato un notevole rilievo, perché fanno sì che sia esclusa in ogni caso la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi. Ora, il rafforzamento della funzione consultiva e dunque preventiva della Corte dei Conti appare coerente con gli obiettivi generali dell'iniziativa, che appunto in astratto sono condivisibili, però questa concreta disciplina che viene proposta secondo me si presta ad alcune considerazioni critiche. Primo, è molto ampia la platea dei legittimati a richiedere il parere delle sezioni riunite. Sapete bene che la nozione di organismo di diritto pubblico è molto e forse troppo ampia. L'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche è davvero lunghissimo, quindi c'è un rischio di pesante sovraccarico sulle spalle delle sezioni riunite. Il rischio è ancora più evidente se lasciamo il profilo da parte il profilo soggettivo e consideriamo quello oggettivo, perché si fa riferimento a qualsivoglia fattispecie, non saprei cosa significhi, e peraltro la soglia di valore di queste fattispecie è bassissima, cioè 1 milione di euro.
E considerazioni analoghe e terza osservazione possono farsi sia quanto al profilo soggettivo sia quanto al profilo oggettivo per quanto riguarda la funzione consultiva delle sezioni regionali, con un aggravante, perché in questo caso non compare la menzione esplicita del limite inferiore del valore della fattispecie da trattare. Punctum pruriens, l'esclusione della colpa grave per gli atti gestionali pienamente conformi. Ora, l'assolutezza della previsione, che devo dire la verità non è sconosciuta al nostro ordinamento, perché abbiamo una norma assai singolare, che è quella dell'articolo 1,1 della legge 20 del 94, che esclude le responsabilità nel caso di cessazione anticipata dei rapporti concessori autostradali, come sapete. Bene, questa previsione sollecita dubbi quanto al rispetto dei confini tra sede consultiva e sede giurisdizionale, perché in questa seconda sede, in sede giurisdizionale, l'accertamento della colpa grave sarebbe sempre precluso in forza di una determinazione assunta in sede consultiva, con il problema supplementare che in sede giurisdizionale si può tenere conto del contesto storicamente concreto in cui gli atti sono stati assunti, mentre nella sede consultiva il parere ovviamente è reso a priori. E allora appare preferibile una formula, per un verso meno perentoria, ecco, che consenta di valutare la conformità al parere, ma non di assumerlo a esclusione della colpa, ma per altro verso anche meno rigida, perché il riferimento alla piena conformità al parere, come ha osservato prima anche l'amico Bertolissi, apre le porte a possibili derapaggi interpretativi in sede giurisdizionale. Articolo 2. Plurimi profili da segnalare. Non è chiara la novellazione dell'articolo 3 della legge 20 del 1994. Faccio due rilievi. Il termine perché la sezione di controllo si pronunci, che è di 30 giorni, è già adesso molto ridotto. La sua ulteriore riduzione a 15 giorni rende molto dubbiosi sull'effettiva incapacità di rispettarlo in concreto. Seconda osservazione. Non si comprende se la colpa grave sia esclusa anche per l'ipotesi della piena uniformazione a questi pareri, non a quelli previsti dall'articolo 1. Ma se così fosse non si intenderebbe bene la previsione della perentorietà del termine, perché il termine perentorio sembra implicare l'equiparazione del silenzio al parere positivo. Ma come faccio a conformarmi a un parere che è positivo soltanto in ragione di una fictio, perché non ha un contenuto? Poi, seconda osservazione sempre sull'articolo 2, il nuovo comma 1 quater dell'articolo 3 della legge 20 del 94. E, anzitutto, qui la previsione in commento, che riguarda, come sapete, la possibilità che le regioni con legge o con norma statutaria affidino alcune attribuzioni alla Corte dei Conti. Questa previsione, che peraltro non distingue tra regioni ordinarie o speciali, condiziona l'esercizio di una funzione costituzionalmente rilevante, quella legislativa o addirittura quella statutaria, all'esercizio di attribuzioni di un soggetto istituzionale diverso dal titolare dell'attribuzione. Ci sono veri dubbi di legittimità. Viene poi meno la riserva di legge statale prevista dall'articolo 100,2 della Costituzione quanto alla definizione delle attribuzioni della Corte dei Conti, perché dei compiti alla Corte dei Conti sarebbero affidati da fonti regionali. Ancora, il parere delle sezioni riunite, che è richiesto prima della legge o dello statuto, non è esplicitamente qualificato come vincolante, ma senza una precisazione in questo senso si può verificare il caso dell'attribuzione di competenze alla Corte dei Conti non solo con legge o statuto regionale, ma anche, diciamo così, in vito domino. E anche in questo caso c'è questa radicale dimidiazione dei termini. Articolo 3, il controllo concomitante. Qui anche lodevole intento di rendere l'azione pubblica più efficace, ma pongo un dubbio molto serio. È prevista la possibilità che la Corte dei Conti, in casi particolari di violazioni o di ritardi, nomini un commissario ad acta. Ora, la nomina di un commissario ad acta ha un contenuto gestorio, direi provvedimentale, e si differenzia dalla nomina del commissario ad acta che è disposto dal giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza, perché in quel caso siamo di fronte all'esercizio di funzione giurisdizionale, qui invece no. E allora nei confronti di questa nomina occorrerebbe prevedere una tutela giurisdizionale in osservanza dell'articolo 113,1 della Costituzione. Ma chi me la dà questa tutela giurisdizionale? Il giudice amministrativo. E vi rendete conto che è un vero assurdo pensare a un controllo del giudice amministrativo su una determinazione della Corte dei Conti. Articolo 4, mi manca meno di un minuto. Articolo 4, direi di condividere alcune riflessioni, alcune perplessità che sono state
già manifestate, e le norme richiamate allargano a dismisura il raggio di azione dei regolamenti, toccando tutte le funzioni istituzionali della Corte. Questa è una scelta che merita di essere attentamente meditata, con questo spostamento di tutte le competenze al Consiglio di Presidenza. Quanto alla rieleggibilità, mi permetto di osservare che la nuova previsione ha due conseguenze. Presidente, io avrei terminato, ho 30 secondi ancora. Prego. Ha due conseguenze. Primo, l'immediata rieleggibilità dei componenti del Consiglio di Presidenza dopo la scadenza del mandato. Secondo, però, l'introduzione del divieto di rielezione per più di una volta, che in questa disciplina vigente non è espressamente previsto. Però mi permetto di sottolineare l'esigenza di considerare la recente giurisprudenza costituzionale, sentenza 173 del 2019, sui limiti dei mandati elettivi negli organi pubblici. E infine il comma 3, che vuole applicare al personale amministrativo della Corte dei Conti le stesse disposizioni che valgono per il Consiglio Superiore della Magistratura. Mi permetto di dire che questo è un potere molto delicato, perché il Consiglio Superiore ha il potere di determinare il trattamento giuridico ed economico del personale, e anche questa è una scelta che va attentamente meditata. Sull'ultima previsione concordo con il consigliere Caso, che effettivamente è una garanzia supplementare per la Corte dei Conti. Ho sforato di un minuto e la ringrazio per la pazienza. Grazie professor Luciani, anche a lei chiedo se è possibile che rimanga per qualche minuto, perché normalmente facciamo al termine del giro di audizioni fare delle domande, se ce ne sono, ai componenti della commissione, e penso si svilupperà un dialogo interessante. Professor Marini. Grazie Presidente, grazie alla Commissione per l'invito. Svolgo attualmente la funzione di Vicepresidente del Consiglio di Presidenza, ma ovviamente ci tengo a precisare che parlerò a titolo personale. Prima di esaminare le singole previsioni vorrei muovere da due considerazioni di carattere generale, l'una di metodo e l'altra di merito. La prima attiene alla difficoltà di introdurre riforme che riguardino le magistrature, ordinarie o speciali che siano, e ciò per una fisiologica resistenza del destinatario della riforma, che è abituato ad applicare il diritto vigente quasi per deformazione professionale, poco inclina al cambiamento. Resistenza che è accentuata da una fisiologica diffidenza dei magistrati anche a tutela del valore primario dell'indipendenza rispetto al decisore politico o ad eventuali corpi estranei, come siamo anche noi del Consiglio di Presidenza. Quindi, sotto il profilo del metodo, è bene che la Commissione abbia consapevolezza che è improbabile ottenere un consenso della Corte dei Conti nel suo complesso, come delle altre magistrature, a incisive proposte di modifica. Quanto al merito, l'attuale congiuntura economica impone di introdurre riforme che siano anzitutto rivolte alla migliore attuazione del PNRR, ed è noto che rispetto alla realizzazione del piano la variabile tempo sia assolutamente determinante. Mi sembra cioè ragionevole che nella fase di spesa del denaro pubblico vada potenziata la funzione ausiliare di controllo della Corte. Solo così infatti si riuscirà a combattere tempestivamente la cosiddetta paura della firma o la burocrazia difensiva, con la consapevolezza che a regime e nel lungo periodo saranno comunque necessari a tal fine altre misure e altri interventi che muovono anzitutto dal rafforzamento degli organici e dall'aggiornamento professionale. Da un punto di vista generale mi sembra che il disegno di legge, non a caso firmato trasversalmente dalla totalità dell'arco costituzionale, opposizione inclusa, risponda correttamente e tempestivamente a queste esigenze e meriti piena condivisione. Scendendo nel dettaglio, l'articolo 1 prevede un potenziamento della funzione consultiva della Corte. La principale differenza rispetto alla disciplina vigente, di non secondaria importanza, risiede nell'inciso che consente agli enti locali di chiedere pareri anche su specifiche fattispecie, con la previsione della scriminante se l'amministrazione appunto si adegua al parere. Attualmente infatti l'ente deve chiedere di esprimersi solo sul principio generale di diritto, con il rischio che gran parte delle richieste di parere siano dichiarate per questo motivo inammissibile, parliamo di più del 60% delle richieste di parere. È evidente a tutti che l'amministratore ha l'esigenza di risolvere problemi concreti, non di avere risposte su principi generali di diritto, e spesso non ha nemmeno la preparazione per individuare la questione di diritto da sottoporre alla Corte che possa aiutarlo a individuare la soluzione giuridicamente corretta. Mantenendo la distinzione tra chi gestisce e chi vigila, e nel caso poi giudica, si vuole offrire un altro sostegno alle amministrazioni in linea con l'invito consulenziale formulato dal Presidente Draghi all'apertura dell'anno giudiziario della Corte. L'articolo
2 introduce tre innovazioni. La prima adegua, relativamente al controllo preventivo, le soglie della legge numero 20 del 94 alle soglie comunitarie e eurounitarie. Un'estensione che appare opportuna perché il controllo preventivo supera, proprio grazie alla scriminante, la paura della firma e produce un consistente effetto deflattivo sul contenzioso amministrativo anche sulle questioni relative agli appalti. Il secondo comma prevede un dimezzamento dei tempi previsti per il controllo preventivo sui contratti pubblici sopra soglia. È evidente e apprezzabile la finalità della previsione, atteso quanto abbiamo detto sulla variabile tempo e sulla sua ricaduta in termini di possibile deficit finanziario. Rispondendo al professor Luciani, rilevo che anche nel processo amministrativo il cosiddetto rito appalti prevede termini dimezzati sia per le parti che per il giudice, e questo non ha creato grandissimi problemi. Il terzo comma prevede per le regioni la possibilità di sottoporre anche i propri appalti sopra soglia e con termini dimezzati al controllo preventivo della Corte. Il controllo preventivo cosiddetto facoltativo si ispira ovviamente ad una logica collaborativa, rafforza la legalità dell'ordinamento e consente di vincere anch'esso la burocrazia difensiva ed è nello stesso tempo però rispettoso dell'autonomia costituzionale delle regioni che possono scegliere se sottoporre o non sottoporre i propri atti al controllo della Corte. L'articolo 3 consente di attivare il controllo concomitante su piani, programmi o progetti previsti dal PNR, introducendo appunto questa particolare previsione del commissario straordinario. La possibilità di ricorrere chiaramente può essere introdotta e può essere introdotta nei confronti della Corte dei Conti, in questo caso in speciale composizione. Pare assolutamente utile rafforzare questo tipo di controllo, come ha sottolineato proprio ieri il Presidente Mattarella nel saluto ai nuovi referendari della Corte dei Conti. Proprio infatti per aiutare a conseguire i target e a rispettare le milestones del PNRR, allontanando il rischio di definanziamento da parte dell'Unione, è bene che la Corte sia chiamata a seguire costantemente l'attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti in cui si articola il PNRR, potendo intervenire tempestivamente non solo a valle dell'azione amministrativa, come accade con il mero controllo successivo alla gestione. L'articolo 4, infine, disciplina la parte organizzativa, introducendo degli elementi di flessibilità che agevolano anche la riorganizzazione interna alla Corte necessaria per realizzare gli obiettivi del resto dell'articolato. Il primo comma riconosce al Consiglio di Presidenza il potere regolamentare. Sul punto vi è una farraginosa stratificazione normativa che attualmente non chiarisce con nettezza se tale potere spetti al Consiglio, alle sezioni riunite della Corte o ad entrambi, anche se tutti gli atti legislativi e i connessi atti di indirizzo parlamentare più recenti vanno verso la prima direzione. A mio avviso va chiaramente circoscritto il campo, nel senso che le funzioni giurisdizionali, per le funzioni giurisdizionali opera la riserva di legge e quindi i regolamenti dovrebbero essere solo relativi ad aspetti minimali sull'organizzazione interna, e la norma opta per questi regolamenti opportunamente per il Consiglio di Presidenza, in linea con le altre magistrature e con il principio di separazione dei poteri tipico dello Stato di diritto. Le sezioni riunite sono infatti l'articolazione di un organo giurisdizionale ed è bene dunque che si dedicano a quell'attività e non a esercitare poteri regolamentari. Del resto è come se i regolamenti autonomi di organizzazione della magistratura ordinaria invece del CSM li adottassero le sezioni riunite della Cassazione. Tutt'al più, nell'intento di trovare una soluzione più digeribile per la magistratura contabile, si potrebbero riservare alle sezioni riunite solo i regolamenti di cui l'articolo 3 del decreto legislativo numero 286 del 99, che attengono proprio alla disciplina delle funzioni di controllo e quindi sono strettamente connessi alla funzione istituzionale dell'organo giurisdizionale. Il secondo comma potrebbe riguardare me stesso e quindi insomma ne parlo con imbarazzo, mi limito a fornire due elementi di riflessione alla Commissione, scaturente dalla mia esperienza personale. Il primo è che, diversamente da una convinzione diffusa della magistratura contabile associata, l'organo è indubbiamente sbilanciato ma a favore della componente togata, non tanto in ragione del numero, 7 togati a 4 laici, che sostanzialmente corrisponde a quello del CSM, 18 a 9, quanto per la presidenza del collegio. Il CSM, infatti, la presidenza dell'organo di autogoverno non spetta a un togato ma a un laico. E in secondo luogo, l'esperienza diretta del Consiglio mi ha dimostrato che la durata dei laici, così com'è, non funziona, in quanto gli stessi entrano con un gap informativo rispetto alla componente togata, molto significativo, e che ovviamente ne limita l'incisività per molta parte del primo anno. Nella stessa linea del resto si muoveva, sebbene relativamente al CSM, la proposta del ministro Cartabia, condivisa dallo stesso CSM, di procedere al rinnovo parziale dei componenti dell'organo di autogoverno ogni 2 anni. Soluzione quest'ultima che assicurerebbe maggiore continuità alle istituzioni, eviterebbe la dispersione delle competenze acquisite dai consiglieri in carica e contrasterebbe le logiche spartitorie correntizie.
anche in alternativa a quella contenuta nel disegno di legge, potrebbe essere questa una scelta applicabile alla Corte dei Conti e sarebbe politicamente meno impattante per l'organo e un'opportuna sperimentazione anche per le altre magistrature a partire da quella ordinaria. Il terzo comma prevede poi l'estensione di una norma prevista per il CSM che consente ad invarianza di spesa una maggiore flessibilità sulla gestione del personale amministrativo. Viene cioè rimesso alla governance dell'istituto il potere di fissare la condizione giuridica ed economica del proprio personale amministrativo. La non incidenza sul volume complessivo della spesa è indirettamente dimostrato proprio dal CSM, dalla storia economico-finanziaria del CSM, che non ha visto aumentare nel proprio bilancio questi costi. Sempre nella stessa ottica, e concludo, di garantire la massima indipendenza all'organo, l'ultimo comma stabilisce che le risorse finanziarie della Corte non sono fissate anno per anno dal governo, che è il soggetto controllato, ma attraverso un automatismo, cioè lo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato. È un metodo che garantisce la piena indipendenza finanziaria dell'organo e che è adottato nel diritto comparato, ad esempio in Germania. Va rilevato che anche questa norma non impatta finanziariamente in quanto storicizza la spesa media dell'ultimo decennio, che è sempre oscillata tra lo 0,48 e lo 0,53 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato, ma su questo ovviamente potrà dare indicazioni più precise alla stessa ragioneria. E ho concluso. Grazie Presidente. Grazie al professor Marini. La parola adesso per l'ultima audizione al professor Antonio Daloia, ordinario di diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Parma. Grazie Presidente, grazie per l'invito. Io rispetterò sicuramente i tempi che ci sono stati assegnati, anche perché davvero tantissime cose che in larga parte condivido sono state dette negli interventi che mi hanno preceduto. In linea di massima condivido l'impostazione complessiva del disegno di legge, il fatto che in qualche modo abbia delle finalità che si legano ad una esigenza che è quella di aggiornare il sistema dei controlli e di renderlo più incisivo, soprattutto in rapporto alle nuove esigenze rappresentate dalla necessità di dare attuazione nel modo più pieno, efficace e utile possibile, si spera, al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Quindi in linea di massima gli obiettivi sono validi e si mantengono all'interno di un quadro di compatibilità con la cornice costituzionale. Non di meno devo rilevare anch'io alcuni aspetti che mi destano qualche perplessità o che possono comunque essere oggetto di una valutazione, di un riesame da parte della Commissione. Vado rapidamente a evidenziarli, partendo appunto dall'articolo 1. Al di là delle notazioni fatte prima dal professor Luciani, che condivido, sulla eccessiva probabilmente estensività della formula organismi di diritto pubblico, anche sulla soglia effettivamente bassa, c'è una scelta che è quella di legare la funzione consultiva ad uno sviluppo più concreto dell'azione amministrativa, e questo si può capire il riferimento alle specifiche fattispecie. La parte finale dell'articolo 1, però, questa esclusione assoluta della gravità della colpa, questo riflesso automatico tra attività consultive e attività giurisdizionale, probabilmente potrebbe essere meglio sostituito da una formula in cui si afferma che si valuterà e si terrà conto, ecco, senza neutralizzare poi l'autonomia della funzione giurisdizionale, dei pareri resi e della conformità ai pareri resi per la valutazione della gravità della colpa. E anche io, qui lo dico rapidamente, ho un po' di sana diffidenza verso l'uso di avverbi come pienamente o analoghi all'interno di formulazioni che poi si riflettono su giudizi di responsabilità. Per quanto riguarda l'articolo 2, superando la prima parte, che è semplicemente un mero adeguamento alla successione della normativa sui contratti, considero positivamente invece la
formulazione sul carattere perentorio dei termini, e tutto sommato ci sta anche il loro dimezzamento. Ecco, qui mi viene da pensare a quello che diceva prima il collega Bertolissi, che insomma, ragionando anche in chiave di comparazione con la funzione giurisdizionale, bisognerebbe fare una riflessione complessiva sui termini anche del giudizio di responsabilità, perché sono convinto anch'io come lui che nella pratica il termine prescrizionale subisca a volte uno slabbramento che lo rende praticamente fuori dalla previsione legislativa. Qualche dubbio ce l'ho sull'articolo 1,4. Intanto il riferimento anche allo statuto, cioè immaginare che lo statuto, che è una norma comunque sottoposta ad una procedura diciamo complessa, poi anche qui senza distinguere tra regioni ordinarie o speciali, ma al di là di questo, ecco, mi chiedo, è possibile superare sia pure con la compensazione dell'intervento del parere delle sezioni riunite della Corte dei Conti, la riserva statale, ex articolo 100 della Costituzione sulle funzioni della Corte dei Conti? Ecco, è un dubbio che diciamo non riesco completamente ad eliminare. Condivido invece, o comunque è una scelta che insomma non presenta elementi da valutare dal punto di vista costituzionale, il rafforzamento del controllo concomitante, ma anche qui ho dei dubbi sulla subprocedura legata alla nomina del commissario ad acta, perché ovviamente la nomina del commissario ad acta da parte di un organo giurisdizionale non è un istituto sconosciuto al nostro ordinamento, però nel giudizio amministrativo è la conseguenza di una inottemperanza ad un giudicato, a un provvedimento equivalente, cioè un modo, se si vuole, anche per ripristinare la corretta separazione, il rispetto degli equilibri dei poteri. Qui invece ci troviamo di fronte alla segnalazione di un magistrato che poi appunto viene fatta propria dalla sezione e trascina la Corte all'interno di un controllo attivo, gestorio, sostitutivo che pone, come giustamente è stato evidenziato, il problema anche di capire il tipo di tutela che può essere, il paradosso in un certo senso della tutela che può essere offerta nei confronti di questo atto. Vengo rapidamente per concludere all'articolo 4. In linea di massima io sono favorevole a tutte quelle modifiche che in qualche modo vadano nel senso di omogeneizzare la condizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, come pure degli altri consigli di presidenza delle magistrature speciali, al modello del CSM, per cui considero non negativamente il comma 1 dell'articolo 4. Sul comma 2, effettivamente, se noi ci poniamo un problema di evitare in un certo senso le incrostazioni di posizioni legate appunto alla rinnovabilità di alcuni incarichi, forse dovremmo preoccuparci più della rieleggibilità immediata che non della diciamo possibilità o meno di essere confermati magari anche a distanza di anni. Su questo punto poi è stata sollevata la questione non trattata da questa norma del riequilibrio della posizione togati laici, effettivamente insomma può essere un problema perché se partiamo dall'idea che questa è una magistratura che presenta dei punti di contatto molto significativi con l'esecutivo, a cominciare dalla nomina degli organi di vertice della magistratura contabile, è chiaro che il principio della prevalenza dei togati sui laici probabilmente dovrebbe essere soddisfatto già a partire dalla componente elettiva,
come avviene per tutti gli altri consigli di presidenza. Apprezzabili completamente invece sono, dal mio punto di vista, i commi 3 e 4 dell'articolo 4, che vanno nel senso appunto di garantire l'indipendenza anche diciamo contabile della Corte dei Conti e di appunto omogeneizzare le funzioni di diciamo di governo del personale amministrativo a quello che è previsto anche per il modello maggiore del Consiglio Superiore della Magistratura. Grazie al professor Daloia. Adesso chiedo ai componenti della commissione presenti fisicamente o collegati, non so se ci sono dei collegati, se hanno delle domande da porre ai nostri esperti. Credo di sì. Candiani, primo firmatario della legge. Grazie Presidente, ringrazio anche... ne approfitto per scusare il relatore, il senatore Bressa, che purtroppo non, per ragioni personali non è riuscito ad essere presente alla seduta, recupererà le audizioni tramite video e eventuali contributi scritti che fin d'ora mi permetto di sollecitare ci sarebbero molto utili. Senatore Candiani. Grazie Presidente, e mi unisco ovviamente al ringraziamento per gli interlocutori che con la loro esperienza e con la loro competenza arricchiscono la nostra, il nostro dibattito, soprattutto una verifica sugli obiettivi, perché se c'è una cosa che ho trovato come denominatore comune è la consapevolezza in tutti gli interventi che occorra, come ovviamente è nella natura delle cose, una messa a punto degli strumenti per i quali ovviamente siamo tutti parte attiva, nessuno può chiamarsi fuori. Tanto più al termine, speriamo che sia un termine, di una stagione che richiede al nostro Paese impegno per cambiare, soprattutto laddove ci sono delle difficoltà operative nella pubblica amministrazione. C'è un qualche cosa che vorrei che fosse messo anche così in chiaro. Cioè, qui non si tratta di andare a mettere mano alla Corte dei Conti per rendere difficile poi il lavoro della Corte dei Conti, no, al contrario. Ma l'obiettivo per il quale ovviamente ciascuno di noi si deve attivare è quello di fare in modo che gli obiettivi del Paese possano andare a buon segno, e in questo modo, in questo caso ovviamente, ciascuno facendo la propria parte, con un rapporto che non può essere, uso questa metafora Presidente, sostitutivo, ma può essere solamente pedagogico e complementare, un po' come quello che ha l'insegnante nei confronti dello studente di scuola. È evidente che l'obiettivo finale non deve essere la quantità di errori trovati nel compito, ma deve essere la perfezione del compito, avendo il maestro aiutato lo studente durante il percorso a costruire in maniera corretta il proprio compito. È evidente che l'insegnante non può sostituirsi allo studente nello scrivere il compito, ma neppure limitarsi a vedere gli errori e a elencarli alla fine. Perché se così è, come è stato detto in maniera molto esemplificata, l'operazione è riuscita ma il paziente è morto. Abbiamo trovato parecchi errori, ma nel frattempo, che siano i fondi del PNRR o che siano allo stesso tempo anche l'operatività delle amministrazioni comunali, che non è un problema della Corte dei Conti, è un problema nostro come legislatore dovere assistere in una carenza anche strutturale di competenze. Noi dobbiamo riuscire a dare in qualche modo, e qui c'è la questione delle singole fattispecie, delle risposte ad amministrazioni comunali che spesso e volentieri si trovano ad essere anche sprovviste di capacità e di competenze tecniche per operare, soprattutto nel campo degli investimenti, soprattutto nel campo di appalti, per i quali abbiamo consapevolezza che la complicazione viene anche dalle norme. C'è una questione, chiedo, e qui vado a concludere, al Presidente Caso, che ringrazio e ricordo sempre con piacere in quinta commissione. È chiaro che se la Corte ha bisogno anche di rivedere i propri organici o di avere a disposizione personale per fare l'attività di controllo o l'attività anche consultiva, questo va segnalato e dobbiamo intervenire. Ma facciamo in modo che l'attività della Corte sia di supporto, di aiuto, andando a costruirla nella maniera più corretta, ma non si limiti all'elencazione degli errori alla fine del compito, evitando in questo caso che ci si arrivi addirittura ad elencare ed avere perturbato gli errori ma non avere speso le risorse. È evidente che ci sono una grande quantità di domande, come è stato detto in maniera
molto precisa dal professor Marini, che vengono respinte. Le domande non sono ammesse perché non sono formulate in forma generale e soprattutto solo su singole fattispecie. Ecco, occorre anche qui entrare in un'ottica che appunto la funzione deve essere il più possibile ritagliata sulla dimensione oggi del Paese. Io su questo credo che, concludo l'intervento e credo ovviamente che il prosieguo anche delle audizioni potrà consentire di meglio mettere a fuoco. Per quanto riguarda la struttura della Corte, l'obiettivo è quello di dare maggiore autonomia e certamente di riconoscere che c'è, al pari anche delle altre magistrature, una necessità di autogoverno, che come è scritto nell'articolo 4 viene riconosciuta al Consiglio di Presidenza. Consiglio di Presidenza è differente dalle sezioni riunite, un po' col meccanismo che viene utilizzato per il CSM. Ecco, questa è un po' una metrica che viene ripetuta, si cerca di ripetere. Sul rapporto Togati-Laici ci sentiamo la prossima volta, perché oggettivamente poi si dilate anche, non voglio togliere tempo ad altri interventi. Grazie. Ci sono altre domande? Qualcuno dei nostri ospiti desidera fare ulteriori commenti e considerazioni? Non so se il Presidente, se devo rispondere al senatore Candiani. Che prego, mi chiama. Prego. No, io anch'io saluto con piacere il senatore Candiani innanzitutto, che avevo avuto modo di lavorare quando... dalla stanza, perché sto facendo le... Banalmente, senatore, no, ma il problema è anche di organici, ma se mi permette due considerazioni veloci sulla sua metafora. Noi non ci sentiamo maestri di nessuno, sappiamo che chi amministra e chi giudica fanno parte tutti dello stesso equipaggio che è il Paese, la nostra Repubblica, quindi non ci mettiamo su due fronti contrapposti. Banalmente, il nostro non è il lavoro dell'amministrare, anche perché, come dicevo prima, non abbiamo neanche la legittimazione democratica ad amministrare, cosa che invece c'ha il sindaco, il presidente di regione. È vero che a noi interessa che il compito sia fatto bene, ma se ci mettessimo anche noi seduti a fare il compito, come uso sempre la sua metafora, non faremmo più il nostro lavoro, ma faremmo un lavoro che non ci compete. Approfitto per dire due cose al volo. Il problema di quelle tre norme che sono in contrasto con norme diverse. Faccio un esempio: sul preventivo, sui pareri, il Senato sulla legge europea ha da poco licenziato un testo, la legge europea, articolo 46, che dice cose diverse. Quindi è già in contrasto con una norma che pochi mesi fa lo stesso Senato ha emanato e non parla di specifiche fattispecie. Oppure il 77/2021, il decreto legge sulla governance del PNRR, esclude in alcuni casi il preventivo, mentre qua viene riproposto il preventivo. O ancora, sempre il 77/2021, sul PNRR, ha previsto un controllo della Corte dei Conti, ma non il concomitante. Il concomitante l'ha lasciato su altre fattispecie, ma non sul PNRR. Cioè, noi temiamo un poco coordinamento di queste norme con le norme che in questi stessi giorni il legislatore sta emanando. E inoltre temiamo, come ho detto dagli autorevoli professori che mi hanno preceduto, che in alcuni casi si vengano a dare alla Corte compiti gestori che a noi non competono. Poi il problema degli organici esiste, sicuramente dover dare un controllo preventivo a richieste dei quasi 8.000 comuni, regioni, enti locali, sarà una mole di lavoro probabilmente quasi impossibile da sostenere e forse andrebbe un pochino più regolamentato e fatto anche uno studio di fattibilità. Ultima cosa, il paragone CSM sezioni unite della Cassazione. Non dimentichiamo che in realtà molti dei poteri che esercita il nostro Consiglio di Presidenza nella magistratura ordinaria li esercita il Ministero, quindi in realtà è molto più complicato il rapporto, perché noi non abbiamo un Ministero che esercita i poteri organizzatori anche a livello di organici, ma lo esercita il Ministero, quindi ordinario, mentre qua è il Consiglio di Presidenza, quindi andrebbe ancora più approfondito il rapporto. Grazie, chiedo scusa.
Allora, ci sono altri interventi a commento e risposta del senatore Candiani? Non mi pare. Quindi ringrazierei tutti i nostri esperti per la partecipazione, hanno fornito un contributo veramente qualificato, del quale ovviamente terremo conto. E saluto tutti e ringrazio nuovamente. Buona serata. Grazie Presidente. Buona serata. Grazie, arrivederci. Grazie.